Primi segnali positivi in Molise, segno più per i settori manifatturiero, credito e lavoro autonomo, meno per l'edilizia. I dati sono stati illustrati ad Isernia dalla Banca d'Italia. Sono in attesa dello sblocco del turnover un centinaio di infermieri molisani che lavorano nel centro-nord dell'Italia, in riunione oggi a Campobasso. Salvatore Ciocca molto critico sul governo regionale per i mancati finanziamenti sulla frana sulla fondo Valle Tappino, la viabilità del cratere sismico e nell'altissimo Molise. Ad Isernia l'esibizione musicale del coro polifonico di Castel Romano a ricordo della Grande Guerra, un secolo fa lo scoppio del conflitto in Europa. Un cordiale saluto dalla redazione di TLT Molise. Il Tribunale di Vasto ha emesso a carico di un uomo deposto la misura cautelare dell'immediato allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dalle due figlie minori della coppia. La donna per 3 anni prima della denuncia ha dovuto sopportare le vessazioni e le violenze domestiche da parte del marito, che con il trascorrere del tempo si era fatto sempre più aggressivo nei confronti della famiglia. Timidi segnali di ripresa dalla lunga crisi nazionale, un lieve segno più in Molise per il tessile, il credito e l'occupazione maschile nel lavoro autonomo. Ottimismo tra gli imprenditori, i dati dell'aggiornamento economico sono stati evidenziati dalla Banca d'Italia. Per noi c'è Sito delle Donne. Radiografati dalla filiale di Campobasso della Banca d'Italia gli ultimi dati dell'economia molisana. I risultati delle indagini sono stati presentati presso la prefettura di Isernia, dove la dottoressa Giuseppina Capozza, direttrice della filiale di Campobasso, alla presenza del prefetto Filippo Piritore, ha illustrato i dati relativi ai vari settori nel quadro delle attività produttive, nonché del mercato del lavoro, della finanza pubblica e l'andamento dell'economia reale della regione, che risulta lievemente in positivo, anche se su livelli inferiori a quelli delle restanti regioni del Mezzogiorno, con qualche indicatore in sofferenza. Nel fascicolo e nella comunicazione manca quasi del tutto il termine crescita, ma la dottoressa Capozza ha delle buone speranze. Parlerei di alcuni segnali di ripresa positivi di cui noi abbiamo dato atto, segnali di ripresa che si vedono in alcuni settori, soprattutto nell'industria manifatturiera, non delle costruzioni. Abbiamo visto anche per quanto riguarda il credito che alcuni settori di attività ricevono finanziamenti. Sono aumentati i mutui, soprattutto i nuovi mutui, e che dire, anche l'occupazione è aumentata, però non possiamo esultare perché è solo la componente maschile che è aumentata, no? Non la componente femminile, ed è aumentato soprattutto nella parte del lavoro autonomo. Che benefici ne traggono le imprese direttamente? Le imprese vogliono lavorare chiaramente e produrre. Quindi le imprese noi le abbiamo anche, oltre ad aver rilevato dei dati, però noi attingiamo anche ai dati Istat, quindi non è che facciamo delle rilevazioni per conto nostro, ne facciamo alcune, e abbiamo anche intervistato le imprese per quanto riguarda le aspettative degli imprenditori, quindi abbiamo registrato che c'è un certo ottimismo tra gli imprenditori intervistati, quindi si aspettano che il prossimo anno sarà migliore sicuramente, o meglio che la crisi dovremmo essere fuori, anche se è ancora presto per esultare. Del resto lo vedete anche a livello nazionale, parliamo di decimali, no? Cioè si gioca tutto su percentuali piccoline, quindi sicuramente se la ripresa sarà strutturale forse potremmo dirlo l'anno prossimo a giugno, quando commenteremo i dati relativi all'intero anno 2015, facciamo un lavoro più approfondito e più strutturato. Questo è semplicemente un aggiornamento congiunturale per dire, in base ai dati di cui disponiamo, come va l'economia in questo momento nel Molise. Quindi dobbiamo avere una grande speranza per sperare nella inversione di tendenza verso un positivo più.
Un poeta diceva che la speranza è l'ultima dea, quindi sicuramente la speranza sempre, perché non dovremmo sperare. È solo che appunto l'ottimismo poi deve essere, diciamo, non deve essere un ottimismo fine a se stesso. È chiaro che le previsioni ottimistiche sono un po' più della speranza, perché gli imprenditori chiaramente diciamo, sono sul territorio, quindi vedono come, qual è l'evoluzione, e quindi se abbiamo registrato un po' di ottimismo possiamo parlare di aspettative più che di speranze. Tentata truffa ai danni di un'anziana donna di 85 anni di Pesco Pennataro. La truffatrice si faceva aprire la porta di casa dell'anziana e provava a raggirarla per farsi consegnare del denaro. La vittima, non convinta dell'atteggiamento dell'altra donna, avvertiva una sua familiare, provocando la fuga della quarantenne teramana. Le indagini avviate dai carabinieri hanno consentito la identificazione e la denuncia a carico dell'abruzzese per il reato di tentata truffa aggravata. Sono un centinaio gli infermieri molisani vincitori di concorso fuori regione. Molti di loro in servizio tra Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Marche, dopo almeno 8 anni lontano dalla propria terra, chiedono di tornare in regione. Servizio. Siamo un gruppo di infermieri molisani che circa 8-10 anni fa sono stati costretti, poiché nella propria regione non riuscivano a trovare uno sbocco occupazionale valido, a fare le valigie e andare a fare un concorso fuori. Quindi abbiamo partecipato a un concorso, abbiamo fatto delle prove selettive anche molto impegnative fino ad ottenere quello che volevamo. Oggi perché siamo qua? Siamo qua a chiedere, nel momento in cui avverrà lo sblocco del turnover, che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile, sappiamo che il 24 novembre ci sarà il tavolo tecnico a Roma. Nel momento in cui questo avverrà, vogliamo che siano aperte immediatamente le procedure di mobilità e quindi vogliamo vedere riconosciuto il diritto a tornare nella nostra regione il prima possibile, perché sono troppi anni che siamo fuori e che quindi questa situazione ci ha arrecato notevoli danni, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista morale, perché abbiamo lasciato la nostra terra, abbiamo lasciato le nostre famiglie, amici, parenti e conoscenti. Stiamo valutando seriamente, abbiamo deciso di costituirci in un comitato, poiché naturalmente per problemi logistici, come è evidente, siamo tutti sparsi nel settentrione e quindi attraverso un comitato riusciremo a seguire tutto ciò che avverrà in regione, quindi tutti i provvedimenti che intenderà adottare l'azienda ASREM. Ed inoltre alcuni di noi si sono forniti di un legale appunto per vedere ancora più da vicino cosa avverrà nell'azienda in cui intendiamo tornare a lavorare. Il viceprefetto di Isernia, Giuseppina Ferri, è stata nominata commissario provvisorio per la gestione della giunta comunale di Pesco Lanciano. All'indomani dello scioglimento del Consiglio Municipale, la dottoressa Ferri andrà a prendere il posto del dimissionario sindaco Domenico Padula. E Francesco Paolo Di Minna, prefetto di Campobasso, sarà domattina in visita al paese di Ururi. L'amministrazione municipale invita tutta la cittadinanza del centro di origini albanesi a partecipare all'evento di carattere istituzionale. Per impedire la nuova deriva petrolifera nel Molise, le associazioni a tutela dell'ambiente chiamano al capezzale sindaci e cittadini. A parere dei movimenti sono 8 i paesi che gravitano attorno alla città di Campobasso ad essere interessati ad un modello di ricerca devastante per la salute e il paesaggio. L'incontro è stato indetto dal coordinamento Trivelle Zero Molise, che ha organizzato l'incontro sul territorio. Noi da prima di quest'estate stiamo lavorando per cercare di creare una sensibilizzazione di massa in Molise, perché l'assalto al territorio ormai è talmente stretto che non abbiamo più tempo. Siamo partiti occupandoci delle trivelle in mare, da oggi parte qui da Campobasso una campagna in tutto il territorio. Noi incontreremo i sindaci e le popolazioni dei paesi, perché i 2/3 del territorio molisano sono sotto attacco, e questa concessione, il progetto Santa Croce, che prende 8 comuni intorno a Campobasso, Cercepiccola, Cercemaggiore, Mirabello Sannitico, Vinchiature e altri 4 comuni, è già partita come richiesta di ispezioni sismiche prima delle perforazioni, e entro Natale vanno presentate le osservazioni. Riteniamo che la popolazione non sia assolutamente informata e vogliamo quindi chiedere a tutte le istituzioni e ai cittadini di collaborare
collaborare con noi per avere conoscenza di quello che sta per succedere e rifiutare l'atterraggio in Molise di un modello che è quello sciagurato della Basilicata, che sta portando danni ambientali e alla salute gravissimi. È di ieri la denuncia dei medici di Medicina Democratica di Avellino che hanno detto a chiare lettere come l'aumento dei tumori e i rischi per la salute siano una costante di questo tipo di sviluppo. Non è questo il Molise che vogliamo, non è questo che porterà benessere, inclusione e accoglienza nelle nostre terre. Il capogruppo del PD in Consiglio regionale Francesco Totaro invia una lettera agli organi di informazione per spiegare le sue ragioni affinché il Molise si doti al più presto di una nuova legge elettorale, un obiettivo che in questi giorni sta sviluppando un dibattito acceso, mostrando un grande e diffuso interesse nella politica molisana. Anche la Caritas diocesana di Trivento si schiera ufficialmente contro la paventata soppressione della Corte d'Appello del capoluogo. Vediamo questo contributo. Sta incassando ogni giorno nuove adesioni. Il comitato specifico che è nato per contrastare ogni decisione in merito alla soppressione della Corte di Appello di Campobasso, soppressione che porterebbe a caduta alla dismissione di altre importanti presenze istituzionali nel Molise. Le ultime adesioni in ordine di tempo sono quelle della Caritas diocesana di Trivento e della Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico dedicata a Paolo Borsellino. Lo fa per loro con una lettera pubblicata indirizzata al presidente del comitato, il giudice Enzo Di Giacomo, il sacerdote Alberto Conti, che ne dirige le finalità e l'impegno quotidiano. Afferma di voler unire la voce a quelle autorevoli che hanno raccolto il grido di allarme lanciato in un incontro specifico diretto agli organi di informazione e per estensione all'intera opinione pubblica della regione. Persone, afferma, che intendono fare quanto in loro potere per evitare che un'evenienza così dannosa per la nostra comunità regionale si concretizzi, aprendo la strada al successivo smantellamento di altri presidi pubblici e alla fine della istituzione regionale stessa. Ricorda l'Impegno Quotidiano che cerca la sperimentazione di vie nuove di riscatto sociale, economico, culturale e morale delle popolazioni, anche nelle analisi della condivisione disastrose dei territori dei comuni della fascia interna tra Abruzzo e Molise per via del progressivo spopolamento. Perciò aderisce con i suoi collaboratori ad una battaglia che, come sottolinea, sentiamo nostra e che, se condotta anche per gli obiettivi più generali, sono sicuro avrà un esito positivo. Ci sarà sempre poi le zone. E Consiglio Comunale in serata a Roccavivara, argomento di rilievo all'ordine del giorno, la gestione delle risorse idriche come diritto inalienabile e bene pubblico. La minoranza consiliare ha chiesto sulla materia una specifica modifica del regolamento comunale. Il consigliere Sabino Iafigliola lascia la presidenza del Consiglio Comunale a Palazzo San Giorgio di Campobasso. Iafigliola, una nota inviata alla stampa, annuncia le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico nell'esecutivo di centrosinistra guidato dal primo cittadino Antonio Battista. L'accordo di programma siglato al Ministero dei Trasporti porterà in Molise poco meno di 100 milioni di euro per 60 interventi che andranno a migliorare la viabilità del territorio. Vediamo il dettaglio delle principali opere. Abbiamo la firma sull'accordo di programma sottoscritto a Roma dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e dalla Regione Molise, che finanzia con poco meno di 100 milioni di euro la struttura della viabilità attraverso 60 interventi spalmati sull'intero territorio regionale. Ne sono tanti, alcuni decisamente più importanti ed onerosi, come quello finanziato con 18 milioni a Campobasso per adeguare, migliorare e completare la tangenziale nord nel tratto che collega il Ponte San Pietro alla zona industriale.
Restando a Campobasso, troviamo anche il sottopassaggio ferroviario di San Giovanni dei Gelsi, che elimina il passaggio a livello, finanziato con oltre 2 milioni, mentre si prevede con 1.800.000 il completamento del percorso pedonale dal terminal degli autobus verso il centro della città. Anche la tangenziale est è interessata per la messa in sicurezza della strada provinciale e per la rettifica dello svincolo di via Molise. A Termoli invece giungono circa 15 milioni di euro per realizzare un tunnel di raccordo tra il porto e il lungomare nord, con un parcheggio multipiano interrato in piazza Sant'Antonio e il recupero del parcheggio multipiano vicino l'area del Pozzo Dolce. Molti finanziamenti sono per lavori che riguardano quelle aree finora abbastanza mortificate, molto disastrate, collegamenti critici tra vari comuni. 2.500.000 in totale per 5 interventi ad Isernia, mentre altri 2 milioni vanno su 3 interventi sulla Fresilia. Significativo e corposo invece il conto delle risorse messe in campo per finanziare il primo lotto della metropolitana leggera. Su questo lavoro vanno ben 23 milioni e 500 mila euro. Soddisfatti tutti, presidente Frattura ed assessore Nagni in primis, ma la firma dell'atto non dispiace affatto ai rappresentanti delle imprese, soprattutto quelle edili, che vedono nei percorsi individuati e finanziati la possibilità di un rilancio complessivo del settore. Nella mappa dei lavori da 100 milioni di euro che interesseranno la viabilità regionale mancano però la zona del cratere, il Fortore e l'Altissimo Molise. Il secondo accordo ha destinato risorse insufficienti a quelle aree che soffrono il disagio dell'emarginazione, denuncia Salvatore Ciocca, esponente della maggioranza. Della frana al chilometro 18, poi sulla fondo Valle del Tappino, nessuna traccia. Si sarebbero potuti rimodulare gli interventi, destinando un'importante tranche dei fondi al recupero di quelle strade tra i comuni del cratere. La manifestazione di solidarietà che ha inaugurato un campetto sportivo all'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Campobasso ha visto il coinvolgimento di una squadra di detenuti della casa circondariale di via Cavour. Un calcio per solidarietà, educazione, libertà, istruzione, integrazione, uguaglianza, solidarietà. È il titolo dato all'iniziativa, prima sociale e poi sportiva, con la quale attraverso il quadrangolare di calcio a 5 si è inaugurato a Campobasso il campetto dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente. La manifestazione ha visto la partecipazione di una squadra costituita dagli ospiti della casa circondariale di Campobasso ed è stata l'occasione per parlare del percorso rieducativo del carcere con il comandante delle guardie, l'ispettore Ettore Tomassi. Quando riusciamo in qualche modo a essere integrativi con la società, io parlo anche a nome della mia istituzione, assolviamo un onere che non è soltanto quello istituzionale, ma anche quello per la collettività. Ritengo che anche l'istituzione penitenziaria debba necessariamente essere integrata nel circuito sociale, nella città. Quando si è in grado di poter approfittare anche di queste occasioni, giustamente come lei stava rilevando, credo che il messaggio è proprio quello rieducativo. È quello di far recuperare a pieno titolo le persone che magari per varie ragioni o vicissitudini si sono imbattuti con la devianza. Se riusciamo con tutti gli sforzi che possiamo, anche perché ritengo che per riuscire in certi obiettivi bisogna anche sporcarsi le mani, bisogna essere anche capaci di dare un contributo che non è soltanto quello che ci viene richiesto come compito istituzionale, ma è quello proprio di mettere al centro dell'attenzione l'uomo in tutte le sue sfaccettature. Ultimamente credo che siamo riusciti a mantenere un equilibrio, ma anche perché non viviamo di un sovraffollamento, siamo impegnati anche con la ristrutturazione di alcune sezioni di un reparto in particolare, cercando di fornire quelli che sono anche gli elementi alla luce della cosiddetta Torreggiani, di rendere possibile anche al nostro governo di essere al passo con i tempi, evitando poi quelle raccomandazioni che comunque parecchio hanno dato come problematica alla nostra istituzione. Prevenzione dell'ictus cerebrale e delle malattie legate al cuore, incontro medico questa sera in via Mazzini a Campobasso, proposto all'interno del progetto Molisani dell'Istituto Neuromed di Pozzilli.
E per gli spettacoli inseriti nel programma regionale Terra d'Arte, dopo Io sono Misia di questa sera al Teatro Comunale di Boiano, domani replica alle ore 21 a Guglionesi, sempre con Lucrezia, L'ante della Rovere. Cambiamo ancora argomento, gli amici del canto di Castelromano di Isernia sono stati i protagonisti di una serata di canti ad un secolo dalla scoppio della Grande Guerra. Michele D'Alessio. 1915-2015, 100 anni sono trascorsi dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra. Fu una ecatombe di vite umane. Ma tante anche le pagine scritte dai nostri soldati, protagonisti di azioni che definire eroiche forse è ancora poco. I canti che nei pochi momenti di pausa i soldati intonavano sono oggi storia. E proprio alcuni di quei brani, il coro polifonico Amici del Canto, diretto dal maestro Domenico Tortola, ha presentato nell'auditorium della provincia ad Isernia. Nessuno poteva immaginare in quale contesto si sarebbe svolto l'evento, a poche ore dai tragici fatti di sangue di Parigi. Quei canti sono diventati di struggente attualità. Domenico Tortola, intanto complimenti, l'esibizione è stata bella, il pubblico vi ha applaudito a lungo. Allora, noi abbiamo pensato di fare questo concerto perché in tutta la provincia, sinceramente, non ci sono stati eventi inerenti a questa ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale, quindi non era una cosa mal fatta, insomma, perché, ecco, appunto, come dicevo anche prima, nei saluti finali ho detto che noi abbiamo fatto questo evento soprattutto per due motivi fondamentali: per educare le nuove generazioni di quello che è stato, di quella che è stata la nostra storia, e per onorare quelle persone che hanno combattuto per dovere e per la nostra patria. Mentre sentì, ascoltavo questi canti meravigliosi. Sono assolutamente di attualità, purtroppo, devo dire purtroppo. Infatti, come dicevo anche prima, noi, la nostra speranza è che i ragazzi del Piave che morirono 100 anni fa, ci diano appunto le conoscenze, ci diano appunto le basi per evitare che ciò accada, per avere pace e libertà nel mondo. Qual è il segreto di questa famiglia? Il segreto di questa famiglia? Fondamentalmente la passione. La passione, tanto spirito, tanta forza di volontà, e alla fine otteniamo questi risultati e con tantissima soddisfazione. La prossima tappa del vostro cammino dove sarà? Allora, la prossima tappa del nostro cammino sarà a Valloni di Colli, il 7 dicembre, dove andremo ad allietare una messa e successivamente anche un concerto di canti di montagna in occasione del trentennale di una chiesa che è stata costruita. La serata speciale all'Auditorium di Isernia sui canti della Prima Guerra Mondiale è stata lo spunto per il programma settimanale del mercoledì, il Molise che va in onda oggi, anche dopo i nostri notiziari serali. E spazio adesso alle previsioni del tempo. Molto sole e poche nubi oggi sul Molise. Dalla sera cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature odierne in regione sono comprese tra la minima di 8 gradi a Campobasso e la massima di 16 a Termoli. Ventilazione variabile, calmo all'Adriatico centrale. Domattina ancora soleggiato sulle due province e foschie nei tratti montuosi. I valori climatici sono previsti stazionari. Venti ancora deboli, variabili.
Anche oggi torniamo sull'ultima edizione della Su e Giù, la corsa podistica non agonistica per eccellenza dell'intera regione Molise. Al microfono di Massimo Dalla Torre, Marco Visci, secondo classificato in campo maschile, e per il gruppo sportivo Virtus l'organizzatrice Serena Palladino. Marco Visci, arrivare mano nella mano con Andrea Dalli è un momento importante, perché praticamente tu sei quello che lui ha definito l'erede per questa grande manifestazione. Sì, è stato emozionante arrivare con lui, fare tutta la gara con lui, e visto che è un grande campione che gira tutto il mondo. Quanta voglia c'è di continuare ad organizzare manifestazioni simili che portano in alto il nome dello sport? Tanta, tanta voglia, anche perché questa gara è un sogno, era il sogno di mio zio che adesso non c'è più, ed è la sua eredità, quindi ogni giorno per noi è come se lui fosse qui, ogni giorno della Su e Giù. Quindi 42, 43 fino all'infinito. Fino all'infinito, finché ce ne sarà bisogno. Non è più nostra questa gara, è della gente, e la partecipazione lo dice. Quindi finché ci sarà questo entusiasmo negli occhi dei partecipanti, non c'è una persona oggi che non abbia il sorriso stampato sulle labbra. E questo è uno stimolo per fare bene, e per noi è un impegno che possano questi sorrisi essere milioni, che possa ogni anno questa gara, questo sogno, mio zio ridestarsi per un giorno e donare il sorriso a oltre 6.000 persone. Per il calcio la classifica marcatori del girone F della Serie D cambia parzialmente, con 9 reti in testa la coppia Sivilla del Fano e Margarita del San Nicolò, una rete in meno per Marolda dell'Agnone, Pica del Matelica e Barone della San Benedettese, a quota 7 reti Panico dell'Isernia. Siamo in chiusura nel calcio a 5 di Serie C1 dopo 7 giornate, in testa la coppia Menafro e Santa Croce del Sannio a 18 punti. Alle loro spalle un'altra coppia, quella formata dal Sant'Elena Sannita e Mickey Mike a 15. A seguire il circolo la Nebbia di Boiano a 12, Bonefro 11, Sestese e Saracena a 10. In coda Futsal Isernia e Arcadia a 6, Mgros a soli 3 punti. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per la visione e per l'ascolto. A risentirci alle prossime edizioni.